sperimentazioni cliniche sono anche rivolte ai pazienti con mieloma smoldering? Allora, sì, sicuramente ci sono delle sperimentazioni e ci sono state delle sperimentazioni nello smoldering che hanno appunto utilizzato anche anticorpi monoclonali come il daratumumab. Lo scopo appunto di partecipare, di entrare in questi trial clinici appunto è di vedere se noi riusciamo a trattare prima una patologia che al di fuori delle sperimentazioni attualmente controlliamo in maniera stretta e quindi cercare di vedere se riusciamo a, diciamo, bloccare la patologia con dei farmaci. Quindi assolutamente sì, come ho fatto vedere nella presentazione, bisogna vedere appunto se ci sono i criteri di inclusione che permettono a quel paziente con quelle caratteristiche di smoldering, perché anche gli smoldering non sono tutti uguali, di entrare in quella sperimentazione.